meditiamo questa mattina su questa grazia che abbiamo avuto domenica scorsa, seguire Gesù in modo più deciso. Gesù va a Gerusalemme, città della sua morte e risurrezione, e ci trascina con sé in una nuova sequela. Ecco, in questa sequela di Gesù c'è quella che io chiamo la grazia di Sodoma e Gomorra, di cui parla la liturgia nella prima lettura di oggi e anche di ieri, capitolo 18 e 19 della Genesi. C'è il racconto di queste città proprio piene di male, inique, che alla fine sono distrutte da Dio. Ma in realtà sono distrutte dallo sviluppo del male che hanno fatto. In questo racconto così drammatico, ci sono due elementi per noi da meditare. Il primo riguarda l'esito del male. Il male, quando noi non lo combattiamo con la grazia di Dio, col bene, con l'amore, alla fine distrugge per sempre la nostra felicità e la nostra vita. Molti si chiedono perché nella Bibbia ci sono questi racconti terribili, dove si vede che Dio interviene in certe situazioni in un modo estremamente grave. Ecco, questi racconti in realtà non sono semplicemente conseguenza dei peccati delle persone, no? Non sempre tra una disgrazia cosmica, storica, si può vedere una colpa delle persone implicate. Non sempre Gesù l'ha escluso questa correlazione diretta, ma c'è una correlazione sempre tra il bene e il male che a noi sfugge, e poi soprattutto in questi eventi tragici c'è un grave ammonimento per noi. Difatti Gesù dice: se voi non vi convertite, morirete allo stesso modo. E cosa vuol dire questo? È una rivelazione sul futuro, il futuro ultimo della nostra vita. Sarà una vita nella pace, in comunione con Dio, o sarà una vita nelle inquietudini, eternamente ribelli a Dio? Questo è un grande mistero, ma è un punto certo della rivelazione. Quindi le disgrazie della vita sono un ammonimento per noi di che cosa ci succederà se non ci stacchiamo dal male, se non cerchiamo una comunione sincera col Signore. Ecco, in questo senso la vita è molto seria. Noi a volte ci lamentiamo di certi mali, del caldo, dei dolori fisici, ma queste sofferenze non hanno un senso in sé, sono un monito per noi di aderire profondamente al Signore, di staccarci dal male, perché se questo non avviene, il male definitivo della nostra vita sarà mille volte superiore. I disastri sono un monito per noi. Ecco, però nel racconto c'è un'altra cosa molto positiva che io invito a meditare, perché Abramo, prima delle discussioni di Sodoma e Gomorra, avendo conosciuto il disegno di Dio, intercede in un modo insistente, potente, tanto da convincere Dio a risparmiare queste città se almeno avesse trovato 10 giusti nella città. Questo vuol dire che intanto il Signore lotta con noi per salvare anche i malvagi. E però in questa lotta lui cosa fa? Ispira ad alcuni di intercedere insieme a Gesù suo figlio per la salvezza degli altri. E lì c'è per noi una chiamata a diventare veramente intercessori per il prossimo, per i nostri familiari che a volte camminano lontani da Dio, senza Dio e senza pace. Ecco, abbiamo questa grazia, questa responsabilità. Dio dice ad Abramo: se troverò 10 giusti, per amor loro risparmierò la città. Poi non trova neanche 10 e il male travolge tutti. Ecco,
Ecco, preghiamo perché il Signore ci aiuti a essere seri, anche se fiduciosi tanto nel Signore, nella misericordia, ma essere seri, perché oggi c'è una forma di pietismo, di buonismo, di misericordismo che non è affatto evangelico, è un inganno del demonio, perché non porta le persone alla comunione vera con Dio. E sotto un pretesto di bene allarga il male e tiene lontano le persone dalla conversione. Ecco, noi dobbiamo invece lottare con la forza di Dio, intanto per salvare noi stessi, aderire bene al Signore, prepararci un futuro di pace, e poi anche sapere che Dio ci chiama. Come ha fatto con Abramo, a intercedere in modo potente per la salvezza degli altri, per la salvezza degli altri. Ecco, per questo vi benedico, perché il Signore vi faccia sentire questa chiamata a intercedere per gli altri, a entrare in una vita di preghiera più profonda. E avere fiducia che se ne servirà il Signore. Ti invito anche, se ti è possibile, a rileggere questa storia di Sodoma e Gomorra, il capitolo 18 della Genesi, perché lì si vede un esempio proprio plastico di come Dio vuole queste intercessioni. E diciamo così che si fa quasi condizionare da questa intercessione, perché questa è una strada di salvezza. Noi insieme a Gesù intercediamo per la salvezza dei nostri figli, delle persone a noi care e della società, e pur mantenendo un giudizio lucido di verità sul male, senza confondere le cose, però mai perdiamo la speranza. E intercediamo per la salvezza di tutti, specialmente dei nostri figli, delle nostre famiglie, dei nostri genitori. Per questo vi benedico. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio perché non ci abbandoni alla forza del male, alle illusioni del mondo, ma in Cristo Gesù ci chiami alla salvezza, alla pace, alla speranza. E vuoi servirti di noi per la salvezza degli altri. Apriti sempre di più questa strada, e per questo benedico ancora i tuoi figli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Una santa giornata. Grazie.